E le questioni che oggi inficiano l'attività del governo sono prevalentemente due. Una è sicuramente politica, sì. L'altra è una questione di regolamentazione della salvaguardia dei risparmiatori. Partiamo dall'ultima. Sì, Contestiamo l'intervento del governo? Noi contestiamo l'intervento del governo perché il governo sarebbe potuto intervenire in tre modi, come ci ha spiegato bene la Commissione europea. La Commissione europea ci ha detto, il governo ci ha spiegato qual è la situazione, il governo italiano, noi gli abbiamo detto avete tre opportunità, scegliete quella che tra queste tre opportunità vi sembra la più idonea. Il governo ha scelto la peggiore perché non ha utilizzato il fondo di salvaguardia degli azionisti e dei correntisti, facendoci lasciare le penne purtroppo ad alcuni correntisti, ad alcune famiglie intere, ad alcuni risparmiatori completamente che avevano messo lì tutti i loro risparmi, ma ha sorpassato attraverso un decreto la legge fallimentare tutelando in parte, ma tutelando l'attività dei vecchi amministratori, cioè dicendo la rivalsa sui vecchi amministratori non la possono fare più direttamente i correntisti, non la possono fare più direttamente i risparmiatori truffati, ma la possono fare i commissari che verranno. Ovvio che questo diventa un limite per la tutela dei risparmiatori. E questa cosa c'è. I commissari però si possono rivalere. I commissari possono fare, non è che si possono e poi comunque tramite in rappresentanza della banca i consigli di amministrazione sono stati multati, assolutamente, ma credo 2,5 milioni ma banca ciò Italia. Non toglie che questo diritto di rivalsa da parte dei correntisti e dei truffati, insomma, si poteva fare in maniera diversa, viene limitato, questo è però il discorso. Altro aspetto, susseguono due provvedimenti che riguardano Banca Etruria. L'ultimo è quello di cui parliamo adesso, che è il cosiddetto salvabanche. Il primo riguarda la riforma delle banche popolari, nel quale rientra Banca Etruria perché si mette un limite all'attivo dell'istituto di credito per fare in modo di far rientrare Banca Etruria in quel provvedimento, perché quel limite combacia esattamente con la situazione patrimoniale ed economica di Banca Etruria. Quel decreto sulle banche popolari viene emesso dopo che il Presidente del Consiglio lo comunica 5 giorni prima dell'approvazione in Consiglio dei Ministri. Sì. Per cui il Presidente del Consiglio influenza l'attività borsistica di questi istituti di credito annunciando un decreto che arriverà da domenica. C'è insider trading del Presidente del Consiglio addirittura. C'è un'indagine in corso. Noi vogliamo sapere chi sono quelli che in quei cinque giorni hanno guadagnato. Perché se qualcuno vicino al Presidente del Consiglio, ovvio che qualche domanda dal punto di vista politico c'è.